Ciao, sapete cosa vi dico? Che a me i fitness tracker piacciono tantissimo, soprattutto se funzionano bene e sono economici. Ed è per questo che quando avevo provato il Mi Band di prima versione l'avevo definito come il miglior fitness tracker economico. Ebbene, adesso da circa una settimana ho il polso il Mi Band 2 che mi ha inviato Norbai.it e sì, sono pronto per dirvi come va. Confesso che finché non mi è arrivato non mi sono più di tanto interessato ad andare a guardare in foto in rete per capire come fosse. Probabilmente è perché mi fido abbastanza di Xiaomi da questo punto di vista e quindi una volta tirato fuori dalla confezione, beh, non sono rimasto deluso per nulla. Guardate che bel design, mi ricorda tanto lo stile Sony con questa bella superficie nero lucido che nasconde il display. E il tasto a sfioramento, anche questo mi ricorda molto gli hi-fi anni 90. Nel complesso un bel risultato che a me piace tantissimo ed è importante, no? Perché alla fine questo dispositivo è destinato a stare in bella vista sempre al proprio polso. L'hardware è tutto qui come nella prima versione, è a forma di oliva, è leggermente più grande e va infilato come di consueto all'interno del braccialetto in silicone, braccialetto che è sicuramente migliorato rispetto alla prima versione. La grande novità però sta tutta nella presenza di un display OLED che fornisce le informazioni principali e vi garantisco fa tutta la differenza del mondo. Sì, perché ora posso vedere ciò che mi interessa senza fare uso dell'applicazione e quindi di fatto il Mi Band 2 è indipendente dallo smartphone. Ottimo se quindi volessi uscire senza lo smartphone in tasca. Le informazioni disponibili sul display sono l'ora, i passi effettuati, i chilometri percorsi, le calorie attive bruciate, la misurazione del battito e volendo anche la percentuale di carica residua. Già, la batteria che era un punto di forza della prima versione, rimane anche qui uno dei motivi principali per scegliere la Mi Band. È vero, nella seconda versione cala un po' l'autonomia, complice naturalmente il display, ma secondo me si può arrivare tranquillamente ad una ventina di giorni, visto che in una settimana mi ha perso solo un 25% di carica. Tornando al display, devo dire che si vede sufficientemente bene anche all'aperto e per chi non volesse utilizzare il tasto a sfioramento è presente anche l'opzione che lo attiva muovendo il polso, un po' come succede con gli smartwatch. Come vi anticipavo prima, anche sulla Mi Band 2 c'è un rilevatore di frequenza cardiaca che però continua a essere solamente a richiesta e non continua, ad esempio durante lo svolgimento di un'attività fisica. Si può invece attivare in automatico durante la notte per una migliore rilevazione della qualità del sonno. Funzione questa che a me piace sempre moltissimo perché talvolta si può avere un'idea distorta della quantità e soprattutto della qualità del proprio sonno e quindi avere un report è molto molto interessante. Naturalmente questo tipo di dati vanno estratti dall'applicazione per smartphone, che peraltro è la stessa della prima versione ed è poi quella dedicata ad altri dispositivi di Xiaomi. È un'applicazione che è giusto dire è migliorata tantissimo, ma non è ancora ad un livello di eccellenza. Devo dire però che funziona tutto sommato bene e fortunatamente funziona bene anche su iPhone, dove l'unica limitazione rispetto alla versione di Android riguarda le notifiche. Notifiche limitate a poche applicazioni come Facebook, Twitter, c'è ad esempio WhatsApp, ma purtroppo non c'è Telegram. Detto questo, nel complesso l'applicazione offre comunque un'esperienza piacevole ed ha un'interfaccia che può essere compresa anche da un utente meno esperto. Appena aperta l'applicazione provvede immediatamente la sincronizzazione dei dati e dà subito un colpo d'occhio sul risultato della giornata. Sempre da lì si può entrare nello storico e vedere i risultati per singola giornata, per settimana e per mese. E lo stesso principio di funzionamento vale anche per la sezione dedicata al monitoraggio del sonno, dove si può vedere appunto quanto si è dormito e con quale qualità. Molto interessante anche la possibilità di poter vedere i traguardi raggiunti, ma anche di poter salvare le varie misurazioni cardiache. E infine, chi possiede una bilancia smart potrà tenere monitorato anche il suo peso. Mi Band 2 però funziona anche per le notifiche delle chiamate telefoniche e ci avviserà dopo un certo periodo di inattività. E volendo si può impostare anche una sveglia e il tutto funziona tramite una vibrazione. Su Android, come vi dicevo, ci sono più app disponibili per le notifiche e probabilmente ci sarà anche la possibilità di aggiungerne altre col tempo. Inoltre, chi possiede uno smartphone Xiaomi potrà anche sbloccarlo tramite il Mi Band. Per quanto riguarda la rilevazione dei dati, devo dire onestamente che non coincidono per nulla con quelli di Apple Watch e le differenze sono anche piuttosto significative. Ma io vi dirò, non la vedo come una cosa grave. Alla fine questo non è un dispositivo per lo sportivo, quello che corre o che si allena con una certa serietà, ma invece è per la persona che ha voglia di avere uno stile di vita sano e attivo e non ha quindi bisogno che i dati rilevati siano precisi in senso assoluto. E quindi sì, a me questo Mi Band 2 piace tantissimo. Lo trovo comodo da usare, vista anche l'autonomia della batteria, ed è bello da vedere. E anche se il prezzo è più alto, secondo me è ampiamente giustificato dalla presenza del display. Display che fa davvero una bella differenza. Insomma, io ve lo straconsiglio. E se siete interessati all'acquisto, trovate qui sotto il link per il preordine, direttamente dall'Italia, tramite il sito honorbuy.it.
Naturalmente mi aspetto di sentire il vostro pensiero sul Mi Band 2, per qualsiasi domanda potete scrivermi qui sotto nei commenti. Come sempre, se volete supportarmi potete farlo con un mi piace, condividendo questo video sui vostri social o facendo iscrivere al canale tutti i vostri amici. Grazie, un saluto da Manuel Agostini e ci vediamo sempre qui sul mio canale YouTube. Will you give your loving heart to me?